La scienza e la tecnologia si moltiplicano attorno a noi, a un punto tale che esse dettano il linguaggio col quale noi parliamo e pensiamo. O utilizziamo questi linguaggi o rimaniamo muti. Registrato in presa diretta dal nord al sud Italia, Eugene Fitzherbert, lo stagista a tempo indeterminato, Davide Di Tullio, l'esperto di qualcosa, e Luca Nesler, l'uomo che sussurrava agli scrittori, presentano. Penne arruffate, l'unico book podcast che gestisce, corrobora, ragguaglia e subalterna. Altro che è tutto vero, sì, facciamo tutte queste Mamma mia, cose e anche molto di più. tanta roba. Multitasking, la vita. Benvenuti, benvenuti ragazzi in questa sfavillante puntata di Penne Benvenuti. Arruffate, dove parleremo di cose a caso. Sempre. Però, insomma, abbiamo iniziato con una bellissima citazione del Sempreverde Bella. Ballard, che ci introduce un argomento a noi molto caro. La scienza può aiutare l'arte e la letteratura? Capito? Che domandoni. Tenetevi pronti quindi per un giretto in questo parco giochi con pena di morte che mischia il rigore della scienza alla follia dell'arte in ogni sua forma, anche la parola scritta. Ma comunque, di sicuro la scienza mi aiuta a scrivere, cioè, sia chiaro questo, su un bel computer invece che su una bella Olivetti scassata, da cui magari mancano pure le S. Ma se non c'ha l'S diventa un Olivetti cacata. Ma cos'è questo? Ma che Mamma umorismo mia. è questo, Ma non lo so, non lo scusate. so. Non ero Colpa sua, pronto. mica è colpa mia, scusa. Comunque, non ci interessa niente dell'Olivetti di Davide. Per fortuna, direi. Scassata, Il discorso scacata. è molto diverso, eh? Stiamo cercando di capire se c'è un rapporto tra la scienza fredda e l'arte o la letteratura in particolare, che invece sono governate dall'estero. Bellissimo. Da bravi lettori, poi siamo affascinati da quelle convenzioni che si vengono a creare o che vengono stravolte di volta in volta nel corso della storia. Ma E dai. se devo, guarda, seguitemi, se devo pensare alla scienza che rompe nella scrittura e la contamina, la prima cosa che mi viene in mente è la psicanalisi. Eh già. Perché? Sì, lo so, mi state guardando male, Sì. state dicendo ma che stai a dire? La cosiddetta psicologia del personaggio c'era già prima, anche in scritti vecchissimi, ma non è questo il punto. Perché con la codificazione della psicanalisi tutto viene fatto con consapevolezza, capito? Grazie a Freud si è avuta una completa rivoluzione dell'immaginare un romanzo, o più precisamente il comportamento di un personaggio in una storia. Tanto che dopo la diffusione delle teorie freudiane è stato inventato un nuovo genere, il cosiddetto romanzo psicologico, ok? Che è quel modo di scrivere una storia per farla diventare una palla mostruosa. Va bene? Vi viene in mente qualche esempio? Così a caso, il primo. Sì, sul romanzo psicologico a me viene in mente La coscienza di Zeno. Beh, lo sapevo. Beh, sì, ti Lo stavo sapevi. aspettando. Mi pare psicologico abbastanza ed è anche direi. una bella discreta rottura di palle. Ah. Sì, mi ricordo che la narrazione era affidata agli stati d'animo del protagonista, che è appunto Zeno, che continua a dire di voler smettere di fumare e si dimostra un continuo inetto, e che è un po' una Cioè, pippa, diciamo, esatto, bravissimo. È ecco. proprio questo il punto. In questi romanzi l'importante è sviscerare e far emergere l'aspetto interiore, relativo all'inconscio, alla psiche, a tutto ciò che si nasconde sotto la superficie. Per esempio, un altro romanzo del genere è Uno Nessuno 100.000. Stesso filone, il protagonista Mostarda, Angelo Mostarda, affronta una profonda crisi di identità e cerca di dare un senso a se stesso. È una buona strada verso l'autolesionismo, insomma. Ah sì, comunque, se ci fate caso, pure fuori dall'Italia la situazione era analoga. Tanti autori, tra cui Kafka e Dostoevskij, solo per citarne un paio, si sono lasciati contagiare dalla scrittura psicologica e hanno contribuito, senza volerlo, a fomentare quella che diventerà la maledizione della critica moderna, la ricerca della psicologia dei personaggi, che poi esiste. Vabbè, ma in realtà a noi ce ne frega qualcosa della psicologia. Ragazzi, ma Freud è superato. Ora va alla grande Jung con i suoi archetipi, no? Cioè, avete Mamma. presente il grande vecchio che poi è il mentore, l'ombra, l'eroe, tutte quelle cose là. Sì, vabbè, Jung, quello che vuoi. Comunque, quando uscì l'Ulisse di Joyce col suo Flusso di coscienza, che è un romanzo leggero, veloce, di quelli che proprio ti puoi leggere la sera così, Da la reazione di. ombrellone. Esatto, la reazione di Jung non fu proprio eccezionale, però di questo ne discuteremo un'altra volta, più Ma approfonditamente. sì, dai, buttiamoci pure la psichiatria nel mezzo, no? Certo, ne abbiamo sicuramente bisogno. Certo, cioè, vorrei mica rinunciare allo studio dei serial killer. Non penso che nel Settecento si sarebbe mai potuto concepire un libro come Il silenzio degli innocenti, senza tutta l'esperienza, tra l'altro, di Thomas Harris materia, Bravo Davide, questo è un buon collegamento. Hai visto che ogni tanto ci sorprendi anche tu. Dovremmo dirlo a Robert Harris, Ditelo, ditelo, ma che non poi solo, non Thomas. solo, no? Thomas, vabbè. Non solo comunque, rilancio con un'altra bella Robertone. borona. Ma Siete veramente. che cazzo è Cioè, sta? io voglio
cioè rilanciare, poi mi soffocate al rilancio. Comunque io ritento di rilanciare, va bene? Vai. Rilancio con un'altra bella sboronata delle mie e vi dico che c'è pure un altro livello di interconnessione. Quello tra letteratura e matematica, ti è? Addirittura, ma pure la matematica abbiamo scomodato. Certo, non sto parlando di poesia, che quella è facile. Vabbè sì, fino a quando non è arrivato Ungaretti ha stravolto tutto e ha gettato le basi per i messaggi di WhatsApp. Tre parole, in proprio. Esatto, giusto. Quelle comunque erano le uniche che imparavo a memoria a scuola. Certo. Infatti. E ancora me le ricordo. Abbiamo... Ecco, te le ricordi? E perché non ce lo dici? Mi illumino d'immenso. Bravissimo. Te è superato. Vai. Comunque, in passato abbiamo avuto occasione di parlare di Ulipo di Georges Perec grazie a un video del buon Matteo, ma pure il nostro Italo Calvino ha qualcosina da dire. Sentite come le dice veloce perché ha paura di sbagliarle. Perché l'ho ripetuto tante volte che ormai è diventato un francese, quindi figurati, lasciate. Comunque, tornando seri, leggetevi Le città invisibili o T con zero, sono tutte opere che hanno alla base ragionamenti matematici, mica cazzi ragazzi. Castello dei destini incrociati, nel castello dei destini incrociati perché Fitz mi ha parlato sopra, l'intera struttura narrativa si basa sul calcolo combinatorio, cioè voglio dire 22 tarocchi disposti in una griglia rappresentano gli ingredienti con cui vengono generate casualmente tutte le storie possibili. E il risultato è proprio il testo pubblicato. Bello, tutto casuale. L'unica cosa che mi è piaciuta di questa frase è la parola griglia. Vabbè, comunque tu non fai proprio testo, cioè a te non piace niente. La griglia sì. Ecco, ma siccome sono scemo, insisto, che ne dite voi della letteratura poliziesca? Cosa? La matematica della letteratura? No. Allora ti dico questa come cosa. No? No, quello che voglio dire non è quello esattamente quello. È stato un po' con i delitti di Rumorg a creare il paradigma basato sulla raccolta di indizi a dimostrazione del teorema, che è poi la soluzione dell'enigma, proprio quello che è alla base del cosiddetto metodo scientifico. Il sempreverde Poe era così avanti che aveva pure ipotizzato anche l'effetto farfalla, affermando che basta un minuscolo errore ripetuto all'infinito a portare lontanissimo dalla soluzione, proprio come in aritmetica. In aritmetica? Esatto, quella della Rumorgo. Comunque, esatto. A questo punto però mi voglio intromettere pure io nel discorso, insomma mica solo voi dovete parlare. Giusto. Dire... Stiamo sviscerando il tema di scienza e letteratura e non mi citate il genere più bistrattato della storia. Giusto, hai ragione. Il romance. La scienza nel romance. Hai ragione, scusami. È il secondo genere più bistrattato, che è la fantascienza. Vabbè, era scontata. Non è che... Vabbè, comunque non possiamo far finta di niente. Cioè... Sì, certo. Diventa scontata solo se ci mettiamo a parlare di tutti i mondi futuribili, l'avanzamento tecnologico, tutte quelle pippe così che sono, diciamo, alla base della fantascienza. Ma c'è di più, c'è di peggio, anzi. Ecco. Vi propongo un autore australiano che vi sorprenderà. Si chiama Greg Egan. Soprattutto non lo troverete mai fotografato su internet perché non l'ha mai visto nessuno, probabilmente nemmeno esiste. Ecco. E vi invito a leggere il romanzo Permutation City. Dentro ci sta veramente di tutto: simulazioni iperrealiste, catastrofi climatiche, discorsi filosofici sulla vita e la morte, se esiste distinzione tra coscienza vera e simulazione al computer, insomma un casino. E fino a qua, diciamo, è normale tra virgolette fantascienza, ma il livello di follia strutturale e semantica è proprio oltre ogni dire. Infatti ogni titolo del capitolo e un intero poemetto in epigrafe è composto dalle stesse lettere permutate verso per verso, un anagramma infinito praticamente, cioè se l'ha inventato lui, cioè follia proprio, totale. Sì, follia. Ma, scusa, quindi se la nostra tesi inizio puntata era, non mi sto raccapezzando, la scienza aiuta l'arte e la letteratura, dopo tutti questi bei vostri discorsi, la risposta è... Scusa, ma io che cazzo ne so? Ah, benissimo. Beh, allora, il nostro invito al ragionamento, diciamo, non è una domanda. Allora, io ragiono e ci provo. Direi che non solo l'aiuta, ma per certi versi la condiziona, no? L'immaginazione degli scrittori ha sempre ispirato l'evoluzione tecnologica, ragazzi. Perché io adesso vi porto la citazione di Italo Calvino. Sentite cosa ha scritto. Lo leggo, A ogni secolo e a ogni rivoluzione del pensiero sono la scienza e la filosofia che rimodellano la dimensione mitica dell'immaginazione, cioè il fondamentale rapporto tra gli uomini e le cose, sancendo definitivamente il rapporto tra scienza, progressione del pensiero e letteratura. Oh, wow. Però scusate ragazzi, cioè noi...
parliamo di tecnologia e arte e non citiamo l'ultima sessione del clickbait, cioè l'intelligenza artificiale. Ah, bravissimo, bravissimo. Sì, infatti sì. Noi non la citiamo noi, perché per l'occasione ci siamo avvalsi della collaborazione di uno che ne capisce, eppure assai, uno serio, che è già stato nostro ospite nelle scorse edizioni, il sempreverde Lord Max. Gli abbiamo fatto una domanda, se secondo lui l'IA, l'intelligenza artificiale, sostituirà a noi come scrittori. E la risposta è, beh, ascoltatela dalla sua stessa voce. Vai. Allora, quanto ci metterà l'IA a soppiantare gli scrittori? Lo ha già fatto. Lo sta facendo in questo momento. Quanto ci metterà a soppiantare noi scrittori, inteso come scrittori di narrativa e saggistica? Molto. Potenzialmente non ce la farà mai. Potenzialmente, però. Perché distinguo questi due aspetti? Perché? C'è tutto un ramo dei qualcosa writer e il ramo giornalistico dove l'intelligenza artificiale è presente in modo prepotente e ha ormai soppiantato la maggior parte delle attività classiche. Si tratta dei giornalisti, dei titolisti, dei, in parte dei reporter. Quindi tutte quelle professionalità giornalistiche che si limitano a prendere una notizia e a riportarla, soprattutto il giornalismo di oggi, che è molto vicino al clickbait, che non ha un approfondimento delle notizie, una ricerca o quant'altro, ma generalmente i giornalisti si limitano a riprendere l'informazione dall'AGI o dall'ANSA e riportarla così com'è, magari aggiungendo qualche errore grammaticale. Così sono capace anch'io. Tutti questi giornalisti, sarà bene che si inventino un nuovo modo di lavorare o diventino estremamente bravi nell'usare l'intelligenza artificiale a loro vantaggio. La stessa cosa vale per tutto l'ambito del marketing, quindi copywriter, content writer, blog writer, podcast writer, e tutto quel filone di writer per il marketing, coloro che scrivono le descrizioni dei prodotti, tutto quell'area lì, quella è esattamente l'ambito per cui sono nate le intelligenze artificiali. Per gli scrittori invece no, per tutti quegli scrittori che si occupano di narrativa e saggistica, l'intelligenza artificiale non è in grado in nessun modo di equiparare la preparazione e la competenza umana. Sto tranquillo. Ad oggi il lavoro migliore possibile, con il prompt migliore possibile fatto da un'intelligenza artificiale, è equivalente a un testo scritto da un principiante assoluto, da una persona che non ha nessuna conoscenza delle tecniche di scrittura. E non sto parlando esclusivamente di show don't tell, immersività o simili, ma proprio che non è in grado di strutturare e progettare una storia in modo corretto. Il lavoro di chi prepara il prompt è di gran lunga superiore al lavoro che ci mette uno scrittore a farlo da solo. Addirittura. È invece estremamente utile l'intelligenza artificiale per gli scrittori di narrativa e saggistica. Incapaci. Come assistente alla progettazione, in particolare alle ricerche, alla strutturazione del testo e via dicendo, alla revisione e, perché no, alla preparazione proprio della parte marketing di cui dicevo prima. Quindi gli scrittori di narrativa e saggistica non devono preoccuparsi di essere sostituiti, devono preoccuparsi di imparare il meglio possibile come farlo diventare l'assistente perfetto per il proprio flusso di lavoro. Questo è quanto, io sono Lord Max, alla prossima. Grande, grande, l'ottimo Lord Max, sempre spettacolare. Sempre verde anche. Sì, lo ringraziamo tantissimo. Vecchio.
Sì, perché oltre a saperne un pacco di tutto, è sempre contento quando gli rompiamo le scatole, sì. O almeno è quello che ci piace credere. Comunque, ragazzi, grazie a Lord Max, io vi porto una news succosissima che vi farà contenti, così per saltare la palla in frasca. Oh. Ottimo. Allora, permettetemi di introdurre un argomento super attuale che in realtà lo è da sempre. La censura. Ah, wow. Bella, bella. Vero? Ecco. Allora, sapete che c'è tutto un movimento per rendere più politicamente corrette le opere più vecchie, no? Sì. Se ne sentono di continuo, ma oggi vorrei parlarvi del caso di Roald Dahl, che è una notizia ormai vecchiotta, ma sempre interessante, secondo me. Dai, dai. Grazie. A me personalmente i suoi racconti non piacciono, ne ho letti diversi, di quelli per bambini, intendo, no? E non me ne è piaciuto mezzo, nemmeno i più noti come GGG, La fabbrica di cioccolato, Streghe, Matilde, eccetera. Voi lo conoscete come autore, dico? Madonna, dai, voglia. Mai letto, io credo che pensavo che GGG fosse quello della, della cremeria. È GGG D'Alessio. Allora, comunque, allora, lui era molto prolifico, no? E a volte sembra che non si trovi altro per fare film per bambini. L'unico. Adesso fanno pure il prequel di quella cacata della fabbrica di cioccolato. Comunque, avrei paura del sequel quando la eliminano sto cioccolato, mamma mia. La casa l'ho capito. La casa editrice Puffin Books, la casa editrice di Dahl, d'accordo con gli eredi dell'autore, ha deciso di censurare i libri e riscriverli senza le parole, senza parole come, ascoltate bene, grasso, brutto, piccolo e nano. Vabbè, però, cioè proprio i miei aggettivi preferiti, oh. Che è questa storia? Avevamo dubbi. Nella fabbrica di cioccolato, sapete che c'è il personaggio di Augustus Gloop? Quello ecco, lui era descritto come enormemente grasso e ora viene descritto solo come enorme, il che potrebbe farci pensare a un gigante. No? Un gigante di cioccolato. Dopo, alla un gigante alla Kenshiro, per intendere. Beh, insomma, sì, Ciccio non è più perché non si può dire. La Miss Turnbull di Matilde, non so se si scrive no. Come cazzo si scrive? La signora di Matilde, da femmina formidabile, ora è descritta come donna formidabile, il che ci fa capire che femmina sta diventando molto più offensivo di maschio per qualche strana ragione, no? Cioè, ma scusami, ma vuoi dare mica della femmina a una donna? Ma stai scherzando? No, te lo puoi dire solo se sei donna pure tu. Giusto, ecco. Giusto. Così funziona tra di loro. Sicuramente. Ma ce n'è ancora. La piccola, i piccoli Oompa Loompa della fabbrica di cioccolato non sono più piccoli uomini, ma piccole persone. Ma forse perché c'era pure la versione femminile, no? Di femmine intendi, di donne, vuol dire. Sì, certo, è quello, però insomma, piccole donne, anche piccoli non binary, quello che te pare. Insomma. Ecco, quanta bellezza. Ma il peggio accade con Furbo il signor Volpe, ok? Di cui è stato fatto anche un film a passo uno che mi piace tanto. Nel libro ci sono tre personaggi molto particolari. Uno è Bans, che è descritto come un nano panciuto. Allora, ora invece è solo Bans. Mi chiedo se ritradurranno anche il film. Il saggista David Baddiel ha twittato, e voi lo conoscete, lo salutiamo. Ciao David. Ciao Baddiel. No, David, basta David, se siamo in confidenza. No? Ma comunque, ha twittato. Però restano i riferimenti al naso e ai denti storti. Perché? Ecco. Perché? Beh, giustamente se gli togli il grasso perché posso prenderci in giro, bisognerebbe levare pure i nasi grandi, i denti storti, insomma. Vabbè, allora scusami, i pelati dove li mettiamo, Ma non i calvi, intendo proprio i pomodori pelati. Un portavoce della Roald Dahl Story Company ha dichiarato a Variety: il nostro principio guida è stato quello di mantenere le trame, i personaggi e l'irriverenza e lo spirito tagliente del testo originale. Sicuramente irriverenza proprio di quelle. Infatti non è che mi sembra molto tagliente. Comunque la cosa che mi ha colpito davvero è stata la parola grasso, perché io sono ciccione, lo sono da quando ero ragazzino, dunque mi sono chiesto: davvero se elimini la parola grasso dal mondo i ciccioni smettono di essere tali e la gente smette di vederli come tali? Questa è una bella domanda. Chissà cosa succederà quando avremo levato tutte le parole offensive, capito? Vabbè, ma solo dei libri comunque. Noi possiamo continuare a usarle, ciccione maledetto. Ti ignoro. Comunque sarebbe bello sapere cosa ne penserebbe Roald Dahl, non trovate? Altro che.
dai. Ecco, andiamo a bussargli all'oculo, dai. Ma no, ragazzi, io lo so già perché mi sono preparato. Sì, mi sono preparato. Secondo The Guardian, Dahl avrebbe detto questo all'artista francese. The Guardian. Cosa detto? Ah, The Guardian, scusate. Sì. Io parlo sia francese che inglese. Bravo, lo dico solo perché. Grazie, adesso lo ridico. Secondo The Guardian, Dahl avrebbe detto questo all'artista Francis Bacon, parente di com'è che si chiama quell'altro Bacon? Non è vero comunque. Non lo so. Kevin Bacon. No. Nel 1982. Ho avvertito i miei editori che se in seguito cambieranno una sola virgola in uno dei miei libri, non vedranno mai più una mia parola. Non ci devono essere cambiamenti al lavoro originale di un artista quando è morto, per qualsiasi motivo. Spero solo in Dio e che non accadrà mai a nessuno dei miei scritti mentre giaccio comodamente nella mia tomba vichinga. Bellamente tradito nonostante le sue volontà. Poveraccio, non può dire niente. Ragazzi, io vi avviso, questo è solo l'inizio, perché noi seguiremo la magnifica storia dei tagli fin dove vorrà condurci. Verso l'infinito e oltre. È l'ignoto. Bravi, mi piace questa teatralità che avete messo. Hai visto, ecco. Nana. E allora, dopo le parole che spariscono nei libri, io direi a far sparire pure un po' di persone. Che ne dite? Mamma, che aggancio, ragazzi. Cioè, capito? Cioè, a me sembra proprio di non aver neanche cambiato argomento così. Incredibile. Cioè, incredibile. Oddio. Dai, raccontaci sta cosa delle persone. Non svenire, raccontatela. No, aspetta, vi devo raccontare di quella volta in cui Agatha Christie svanì nel nulla e si scomodò mezza Inghilterra per cercarla. Beh, quasi. L'altra mezza, scusami, che ha fatto? Stava bevendo il tè, che è l'occupazione principale degli inglesi. Madonna santa. No, dai, per piacere resta sul rapimento. Che... Va bene. Okay. Poche battute, che le tue sono terribili. Non è vero, sono le migliori. Allora, vi do un po' di contesto. Siamo negli anni 20, ok? La Christie e il marito Archibald, detto Arci come il noto circolo, non passavano un bel periodo, forse perché Agatha Christie voleva avere a pieno controllo delle sue finanze. Ma capito? Cosa? Svergognata! Lo sanno tutti che è meglio che i soldi li gestisca l'uomo, Dio buono, dai! È infatti una roba che non si può veramente sentire. Ecco. Infatti. Questo è sicuro che ci chiudono, io ve lo dico. Ma infatti... Forse noi siamo indipendenti, Fitz, non ti preoccupare. Sì, al massimo vengono a cercarci e ci picchiano, ma non ci chiuderanno mai. Vabbè, non ci chiuderete mai. Oppure, tra i due, non correva buon sangue perché Archie aveva iniziato a vedere molto intimamente la sua segretaria Nancy. Ecco. Mi immagino, se avessi avuto il cellulare sarebbe comparso il famigerato contatto Nancy Calcetto. Però, devo dire che però mi piace, c'è il rapporto tra moglie e marito, il tradimento, i soldi, che cosa mai potrebbe andare storto, mi domando. Esatto, bravissimo. Questo ci porta diretto alla notte del 3 dicembre del 1926, alla notte di Natale. Quasi, mancavano appena 22 giorni. Agatha Christie era in lutto perché era morta purtroppo la madre, e Archie, che è ovviamente candidato al premio marito dell'anno, non trova un momento migliore per mettere in piedi la scenata del secolo e chiedere pure il divorzio. Ma che tenerone. Sì, parole che volano da tutte le parti, e alla fine del litigio Archie fa quello che ogni maschio inglese ha il diritto di fare in questi casi: va a trascorrere un weekend con i suoi amici, gli amici di nome Nancy, chiaramente. Vado con quelli del calcetto. Vado a giocare a calcetto. Agatha Christie, incazzata come una iena, molla la figlia alla tata e va a comprare le sigarette, come della migliore tradizione. Giusto. Nulla di strano, se non fosse che l'unico tabacchino di notte era anche chiuso. Capito? Ma ragazzi, ma lo sappiamo benissimo che una donna fuori di sé è meglio se non esce la sera di notte, scusami. Che ci sono i lupi fuori, eh? Infatti, vedi, è giusto. Sono degli insegnamenti sacrosanti. Chiudono. Il giorno successivo, la polizia del Surrey trova la macchina di Agatha Christie mezza affondata in un pantano ai bordi della strada di Newlands Corner a Guildford. Sembra un incidente, ma non c'è traccia di chi era la guida. Le luci sono ancora accese e i bagagli sono dimenticati sul sedile posteriore. Di Agatha Christie non v'è traccia, capito? Ecco.
La notizia finisce subito in prima pagina e addirittura viene promesso un premio per chiunque possa fornire delle informazioni, ecco. Capito? Sì, perché Agatha Christie, insomma, è un personaggio. I primi indagati furono chiaramente Archie e Nancy Calcetto, ma furono subito scagionati. Perché avevano l'alibi che in quel momento si trovavano ai tempi supplementari. Becero. La storia del calcetto è vergognosa. Però mi piace, io continuo. Comunque, il caso prese una rilevanza nazionale e addirittura cominciarono ad arrivare aiuti da tutte le parti. Uno di questi fu il buon vecchio Arthur Conan Doyle, che voi conoscete ovviamente. Lo salutiamo perché tanto ci segue da sempre. Ciao Arthur. È appunto l'inventore di Sherlock Holmes e così la razionalità completa di Sherlock Holmes si trasferisce in Arthur Conan Doyle, che giustamente affida il caso a una medium. Capito? Ah, che delusione. E cosa fa? Neanche fosse tipo il cane antidroga, gli dà un guanto e dice trovami l'Agatha Christie. E lei lo hanno usato. Sì, certo, la medium si impegna, fa di tutto, trova i resti dell'arca perduta, localizza la tomba di Alessandro Magno, il significato di Stonehenge, però la scrittrice nulla. La Christie gli ha lanciato il classico guanto di sfida e lei non l'ha raccolta. Madonna. Sì. Allora, se dobbiamo dire la verità, noi la diciamo sempre la verità. La medium si giustificò dicendo che era difficile consultare il guanto perché mancava l'indice, ovviamente. Ma Eugene, smettila. Comunque, ricordiamoci che la virtù sta nel medio. Oh, che schifo. Che smetto, schifo. Lo giuro. Bravo, lo giuro, smetto. No, esatto. Vorrei crederti, vorrei. Torniamo ad Agatha Christie, per cortesia. Un'altra scrittrice di gialli, Dorothy Sayers, che io personalmente non ho mai sentito nominare, comunque può essere che sia famosa e sicuramente ci segue, si recò sul luogo dell'incidente o del delitto per raccogliere indizi e potete immaginare quanti ne abbia trovati. Sì, migliaia. Sì, pure qualcuno di più. Fatto sta che la Sayers rinuncia e se ne torna a casa. Per continuare fu dragato anche il lago vicino, casomai la Christie si era fatta una passeggiata lunga su un pontile corto. Un buco nell'acqua, insomma. Poi so io, ve la prendete con me. Questa storia va avanti poi per 11 giorni suonati. La scrittrice rimase uccel di bosco, meglio dei nostri latitanti, fin quando una mattina il capo cameriere dell'Hydropathic Hotel, e si chiama così, raga, Hydropathic. Chissà se di fronte c'era l'Hydrophobic Motel. E di fianco una cascata. Comunque, questo capo cameriere, che chiameremo George per comodità, si rivolse al barista e disse: ehi Lloyd, ma quella tizia che beve il tè non è uguale Agatha Christie? E infatti era lì, proprio lei, capito? Furono subito allertati Archie e Nancy, ormai allenatrice a tempo pieno, che ha fatto progressi, che corsero all'Hydropathic Hotel e trovarono la scrittrice intenta a fare colazione e leggere il giornale. E sul giornale c'era la sua foto in prima pagina. Immaginati la felicità quando li ha rivisti, Nancy. Ecco, bravo. E qui invece le cose cominciano a diventare strane, perché quando loro si avvicinarono alla scrittrice, lei apparve sorpresa, come se non sapesse dove si trovasse. Come mai? E ancora oggi questo mistero risulta irrisolto, perché c'è chi pensa che la scrittrice abbia avuto un piccolo esaurimento nervoso. Piccolo, altri però. Appena accennato. Altri più maligni dicono che abbia architettato tutto per rovinare il weekend al marito e a fargliela pagare. Sottile. Sì. Oppure, terza possibilità, che sia stata tutta una trovata pubblicitaria per rendere famoso il suo nome. Capito? Sì, vabbè. Comunque tutto sto casino, quando poi sappiamo benissimo che se vuoi diventare famoso devi semplicemente scrivere roba razzista, omofoba, sessista e spacciata poi per libertà di pensiero. Quindi capito, vabbè. Questa citazione dot, mio Dio, mi fa venire il vomito. Comunque è la verità, è la verità. Passiamo ora da un libro che non leggerò mai, forse, a libri che prima o poi leggerò. Perché lo sapete benissimo, no? Io compro libri e poi mi scordo di leggere. Lo facciamo tutti, Yuji, non fa mai sì, favore. Sì. Va bene. Lo Tsundoku, comunque... il famoso... Che cos'è Tsundoku? Un Sudoku che non ce l'ha fatta, cos'è?
Ma vabbè, scusate, lasciamo stare, dai, sicuramente non ho capito niente. Ero distratto. Quando compri... Ma no, chi l'ha preso? No, sì, no, ma... te lo sei sempre così presente. Te lo spiego, no? Non te lo spiego. E quando compri libri, no? Per riempire la libreria, e poi ti richiusi in casa, non esci, e ti ritrovano stecchito dopo mesi e mesi, mentre i gatti giapponesi ti mangiano le unghie dei piedi. Capito, giapponesi, sì. Però. Eh beh, è una parola giapponese. Se non hai gatti giapponesi, sei salvo. Vengono dal Giappone. Poi apposta, non sta a credere. Vabbè, avrei fatto un po' di confusione con gli Kikomori, però, insomma, è ripartito bene, più o meno, voglio dire. Comunque, libri. Perché sapete, alla fine è facile comprare un libro, no? Uno lo fa perché ne sente parlare su Facebook o in quelle chat Telegram che frequenta Davide. Però io compro libri compulsivamente solo perché sembrano strani. Beh, ma tutti i libri delle chat Telegram di Davide sono strani, eh. Vabbè, sì. Sennò... è pure vero, però parliamo di una stranezza diversa, diciamo legale, rispetto a quella di Davide. Può essere una cosa che viene dalla trama oppure da un nome dell'autore, che di solito deve essere straniero, di terre lontane e anche inesistenti. Però nel caso del libro di oggi, che si intitola Notte Americana, è scritto da Marisha Pesl, e quindi il nome strano ci sta. Giusto. Ma ci sono ben tre motivi per cui finito nella mia libreria a prendere polvere, capito? Il primo è: era strano, visto che dentro c'erano delle immagini. Vabbè, quello perché non ce la fai a leggere i libri senza immagini didascaliche, con la descrizione e tutto il resto. Certo, se fosse solo questo non staremmo qui a parlare. Ti prego di seguirmi. Ho preso questo romanzo perché innanzitutto era grosso, almeno 750 pagine. È un po', sei un po' il contrario di me, tu. Sì, esatto, io, se non sono grossi non me li prendo. Perché detto così è bruttissimo. Contento tu, vabbè, c'è gusto, non c'è perdenza. Comunque. Esatto. La cosa bella è che sparse tra le pagine scritte c'erano sezioni con screenshot di computer, con grafica tipo Windows 95, stavano pezzi di chat, foto di repertorio, tutta una roba transmediale che mi ha attirato come la luce con le falene, veramente. Beh, bello, bello, ma di cosa parla sto libro? Beh, io che ne so, forse è un giallo sulla morte della figlia di un regista di film horror, credo, perché dalla quarta di copertina si accenna appena un'inchiesta giornalistica. Ho addirittura pensato che fosse una storia vera e ho rotto le palle alla libraia per verificare se era un saggio o un romanzo, non che mi interessasse, però giusto per sapere. Mi stanno ancora odiando. Vabbè, ma quello pure noi, ma per altri motivi, sì, ovviamente. Vabbè, lasciamo perdere la trama, le cose, i protagonisti, queste cose inutili. Il secondo motivo per cui l'ho preso è che è dedicata alla nonna dell'autrice, che è campata 101 anni. Spero almeno che abbia avuto il tempo di vederlo pubblicato, e magari se riesco a leggerlo vale pure la proprietà transitiva, sai. Però fin quando resta in mezzo agli tsundoku. Sì. Ma quasi quasi noi te lo togliamo questo libro. Così ma non vivi fino a 100 anni. Non vi faccio entrare in casa, è per motivi ben più seri del libro. Vabbè, io non voglio manco sapere qual è il terzo motivo, per carità. L'ho lasciato per ultimo perché è anche il più importante. Una cosa sapevo, che già da sola mi avrebbe fatto mettere mano al portafoglio. Il libro aveva i bordi stondati, capito? Invece degli angoli retti aveva le pagine arrotondate. Ma sapete che figata? Non si fanno le orecchiette se lo metti in borsa per portartelo dietro? E chissà come sarà ripiegare i bordi per arrotondati sempre, per metterci segna libro. Cioè, questo è un monito alle case editrici, Se volete pubblicare un mio romanzo, e lo farete, ne sono convinto, vi prego, con i bordi stondati, vendono un casino. Dobbiamo licenziarlo. Ma scusami un attimo, quando tu dici arrotondare i cosi per il segnale libro, vuoi dire che tu fai le orecchie alle pagine? Sì, io faccio le orecchiette. Madonna, sono guarda che l'hanno fatto per te quelli arrotondati, perché non vogliono che le fai, che tu le faccia. Io ho il segnalibro, ma faccio anche le orecchiette a cautela. Poi di solito non capisco dove sto, perché il libro sta da parte e c'hai tutte le orecchiette piegate. Che schifo. Dovremmo licenziarlo, però purtroppo non abbiamo alternative, oppure gli togliamo la birra. A proposito, caro Fitz, fai una cosa buona una volta tanto e offricite una, per favore, scusami. Va bene, visto che mi avete sfidato, oggi vi offro una birra che sicuramente non conoscete, la Tipo Pils. Tipo Pils. Mai sentita, vero? Vi meritate solo le birre della Lidl, quelle scadute. Comunque, la Tipo Pils, come è facile intuire, è una Pilsner italiana. Ovvero una versione nostrana e più ricca e saporita della Pilsner ceca, che tutti noi conosciamo, quella Urquell, per esempio. Quella che non vede, non si dice, si dice Pilsner ipovedente. Sto esagerando, scusate.
Noi siamo indipendenti, però, quindi mamma mia, un po' troppo indipendenti. Comunque, questa birra ha tutte le caratteristiche della Pilsner normale, diciamo così. Cioè si beve. No, non sempre. Puoi anche guardarla e poi passare alla Coca-Cola dell'Eurospin. Okay. Comunque, la tipo Pils è chiara, cristallino, ed è molto luppolata, più di quelle Pilsner classiche. Mm. E questa è la caratteristica principale, qualcosa in più che la distingue dal resto e la rende unica. Ma sai, scusami, ma te la posso fare una domanda? Ma certo. Perché si chiama tipo Pils? Allora, siccome bevi solo birre piccole, io non ti rispondo. giusto, bravo. Puoi solo fare delle ricerche su Google, va bene? Maledetto. Se invece dovessi associare un romanzo a questa birra, che è così leggera e beverina ma non molto impegnativa, direi che senza dubbio è fatta apposta per il vecchio Terra di Stefano Berri, di Stefano Benni, che salutiamo. Ciao, e che Stefano. Noi tutti conosciamo. Ecco. Questo romanzo prende proprio la formula di una storia di fantascienza post-apocalittica, classica, diciamo così, e le dona un sapore tutto italiano, infarcendola di satira politica, di umorismo da bar, insomma, che una cosa bello. Alla bene, meravigliosa. E come la tipo Pils poi viene giù che è un piacere, le 300 pagine si esauriscono in un attimo, lasciando solo il desiderio di andare a comprare il bar sotto il mare o Elianto, per non rimanere a bocca asciutta, figliuoli. Mamma mia, grazie. Ma che bello. Pure figliuoli li ho chiamati. Ma vedi, infatti, sei stato proprio tenero in questo finale. Allora, tipo paternalismo. Tipo esatto. Huge. Ecco, tu sei una birra tipo Huge. Ragazzi, io vi ringrazio tanto, è stato bello anche stavolta. Noi grazie ci rivediamo la prossima volta. Alla ciao, grande. Ciao. Ciao, belli. Avete ascoltato Penne Arruffate. Un book podcast indipendente che unisce l'amore per la scrittura a quello della lettura. Libri, per piacere.